siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo e la nostra escursione parte dal Lago di Barrea. Ed eccoci al Lago di Barrea e adesso faremo un bel giro. Renato farà il giro del lago, mentre io andrò un po' più su, però alla fine ci ritroveremo qui. Vieni amico mio, vieni, vieni. Vedi dove ti ho portato, vieni. E sullo sfondo Monte Amaro di Opi, 1862 metri. E Barrea. E Civitella Alfedena. Oggi ti devi godere la giornata. Sì. Sarà una giornata stupenda per me. Anche per me è lo stesso. Ti farò un altro giro, però sarà bello lo stesso. È un po' calda, però. No, in bicicletta. In bicicletta si va bene. Quando si sta fermi il sole si sente. Sì, esatto. E sullo sfondo Barrea e Monte Rotondo e Monte Chiarano. E sono sul sentiero che mi porta a Colle la Croce e sullo sfondo Monte Marsicano. E dal passo di Colle della Croce 1165 scenderò fino ad Alfedena a 950 metri sul livello del mare. Ed ecco Alfedena, 914 metri sul livello del mare. La punta massima di quella salita là è 22%. Easy. E in media se ne posso andare. Sì, io uso sicuramente. Che vale. Siamo al lago della montagna spaccata, è una diga che trattiene l'acqua. E poco fa c'era la squadra triathlon della polizia. In fondo c'è qualcuno che sta pescando. E sullo sfondo Monte Ammare e la Metuccia. Ed ora sto aggirando Rocca Ranalda, 1439 metri. E sullo sfondo, a destra la meta, Passo dei Monaci, a sinistra la Metuccia.
È ora di pranzo. Ed eccomi a Campitelli. Ed eccomi giunto a Rifugio Campitelli, la massima altitudine che sicuramente raggiungerò, e dopo sarà tutta discesa fino al lago di Barrea. Adesso mangio un bel panino e poi parto. Avrei dovuto seguire il sentiero L2, ma era dissestato perché avevano fatto dei lavori, quindi ho seguito il K2 e sono ritornato al lago della Montagna Spaccata, per poi ritornare ad Alfedene e risalire al Colle della Croce. E sullo sfondo la diga del lago della Montagna Spaccata, dove sono passato prima. Sotto di me la località Il Fossale. Ed ora rientro a Barrea, però percorro la parte opposta del lago, che è uno sterrato che arriva fino al ponte da dove siamo partiti. Sullo sfondo Villetta Barrea. È bellissimo questo percorso, stiamo costeggiando il lago. Ed eccomi arrivato alla fine del tour. Eccomi alla fine del tour, 55 km. Sto cercando Renato ma non lo trovo. Ed eccolo sul ponte. Continuava a pedalare per non annoiarsi in questo spettacolare lago di Barrea. Giornata stupenda e meravigliosa.